Loro vi danno il benvenuto a Students Got Talent, la prima edizione 2016. Io chiamo sul palco i coach Laura Monachella e Fabio Loi, e che si formino immediatamente le squadre. È qui la festa? Sì. È qui, buongiorno. Buongiorno. Wow, questa è la scuola che vogliamo. Altro che in classe, vero ragazzi? Qua cantare, ballare, suonare. Allora, molto brevemente, vi voglio dire che quest'idea mi auguro che sia un'idea ripetibile, anche nell'arco dell'anno, anche facendo in modo che i ragazzi delle medie che sono qua stamattina possano partecipare a un futuro Got Talent Student Sardegna, perché se il buongiorno si vede al mattino dobbiamo coltivare questi talenti da quando sono piccolini. La preside istituzionale ce l'abbiamo, il pubblico c'è, i nostri concorrenti, i coach. Ho dimenticato una cosa, raga, lo sapete, no? Intanto sono preoccupata perché credo di essere cresciuta stanotte, generalmente i pantaloni molto lunghi, oggi me li sono trovata un po' più corti. Abbiamo un direttore speciale per un giorno, manca però, manca. Manca, 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 no, sì. Scusi, Roberto, ah, eccolo qua. Allora, signore e signori, anche a voi l'artefice di tutto l'aspetto spettacolare, scenico, Roberto Manca! Buon lavoro! Parlo con la giuria, che io qua ho 9 splendide persone, 9 grandi artisti, che inizio a nominare e ringraziare velocemente. Abbiamo Silvia Pilia, cantante, e lei si occupa anche molto di sociale, grazie di essere qua con noi stasera. Luca Lanza, grande musicista, sax, insegnante di sax, hai suonato in quante orchestre suoni, Luca Lanza? Laura Calvia, un'attrice, un'autrice, regista, famosissima, Bobo Chanel, giusto? Con Daniele Coni, che è in sala, non so se tu lo sai, ma è venuto a controllarti, ok? Nicola Verdes, regista e autore di Una Divina Quasi Commedia e di Fallo Tu. Oh, Nico, Fallo Tu. Dai, sto scherzando. Abbiamo una grandissima amica, che è anche la presidente di giuria, Francesca Arca, giornalista e speaker di Radio Venere, grazie. E via ancora, continuiamo, un grandissimo cantante, chi non lo conosce, è stato anche ad Amici, in TV, da tutte le parti, Fabrizio Sanna, grazie. Continuiamo, abbiamo tutto il contesto danza, poi abbiamo 3 insegnanti di danza che sono qua in giuria, abbiamo Sharon Podesva, grazie, Simona Cillo, grazie, e tutta l'hai portata, non è possibile, scusa. E poi è la prima volta che ho a che fare con lei, mi fa veramente piacere che abbia accettato questo invito, Lori Warner, grazie. E proseguiamo con le opinioniste. Noi abbiamo 3 opinioniste importantissime stasera e sono, come abbiamo detto, Cristiana Piazza, la dirigente del Magistrale Castelví, grazie mille di essere qua con noi. Continuando, abbiamo Anna Laura Tocco, insegnante delle scuole medie, giusto, che ho voluto qua. E poi abbiamo un'altra insegnante delle scuole medie dei Punti, che però si è presa un periodo di pausa perché ora è in comune, la presidente del consiglio comunale, ne sono felicissimo. Abbiamo Esmeralda Ughi, grazie di essere qua stasera. Allora, c'è un ospite speciale, tutti mi dicevano chi è l'ospite speciale in locandina, chissà chi si aspettavano, Marco Mengoni, ma no, assolutamente no. Allora, noi quest'anno abbiamo deciso di dedicare questa prima edizione al tema del bullismo, ok? Per me non poteva venire nessun altro a parlare di questo tema così importante, come di tantissimi altri temi. Una professoressa che viene direttamente da Roma, che collabora con l'Università di Sassari, una psicologa sociale e giuridica, nonché psicoterapeuta, è una grandissima donna. Cogliamo con un grandissimo applauso Patrizia Patrizzi. Io ringrazio davvero chi mi ha invitato, chi ha voluto definirmi ospite speciale, perché io credo fondamentalmente che il bullismo o azioni problematiche o azioni negative non si possono mai contrastare con altre azioni dello stesso genere. Il male non si combatte col male. Azioni problematiche, comportamenti che producono sofferenza, devono essere contrastati con questi comportamenti positivi, con le vostre qualità, con le nostre qualità. E mi aveva detto Roberto Manca una cosa, è una sorta di sottotitolo, bulli sì,
ma da palcoscenico. Esatto. E questa è la parte che mi è piaciuta di più, bulli da palcoscenico. Scusate, gli eroi del quotidiano chi sono? Quelli che non si mettono paura, quelli che agiscono. E la parola, il termine che vi voglio consegnare, con cui mi voglio salutare, è coraggio. Il coraggio è quando abbiamo un obiettivo importante e abbiamo un po' di paura, se no non è coraggio. Che vi pare che non ce l'avranno un po' di paura? Ma c'è un obiettivo importante, l'obiettivo è la gara e l'obiettivo è che è un Go Talent contro il bullismo. Grazie, sono molto onorata di stare qui, grazie. Grazie. Grande applauso a Patrizia Patrizzi, grazie mille di essere stata qua con noi oggi. Io direi di iniziare e quindi tocca a voi, ti mandiamo in sfida, quale squadra inizia? One and two, and one, two, three, four. I don't want to, but I guess I love you. You got me in between the devil and the deep blue sea. You got me in between the devil and the deep, the devil and the deep, the devil and the deep blue. Thank you.
Essere orgogliosa della tua vita, e se ti accorgi di non esserlo, spero che tu trovi la forza di ricominciare da zero. Cosa mi olire? Corre dentro lenta, la mia anima l'accoglie calma. E fammi male ancora, e sarà domani allora. Puzza di piedi, mozzarì, mocio vileda e cucumiao. Che senso aveva vivere in questo modo? Nessuno. Mi chiesi se un cucumiao potesse mai diventare un personaggio importante. Non è stato facile, poche cose lo sono. Ma se sono qui adesso, la risposta la sapete già. Il resto è storia. That I could spare to. Oh, have a life.
sapere è mamma. Into the night. Forget I'll be standing right here talking to you about tonight and past. I know we love to hit and roll and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, looking for your different scenes of being. And I see fire burn over and on the months inside. Judges frown, 'cause I saw the end before we'd begun. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Thank you.
could look you in the eye. But I'm a creep, I'm a weirder. What am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. I got all I need when I got you now. You as a makeshift game. How much to give and how much to take. And I found love where it wasn't supposed to be.
ragazzi, cercate di fare il massimo 10 minuti, ok? Allora, loro adesso tireranno giù una classifica. Come sanno già tutti i concorrenti, e ve lo dico anche a voi, dal settimo al 32esimo saranno tutti a pari merito. Non arriverà una classifica sino al 32esimo. Dire che è arrivato ultimo non lo trovavo carino, quindi abbiamo proprio evitato a priori, e dal 7 al 32 saranno tutti a pari merito. Faremo una classifica dei primi 6. Allora, una cosa di cui sono molto contento è l'iscrizione al talent aveva una scadenza che era il 20 novembre, l'abbiamo trascinata sino al 22, ok. Sono stato contattato da altri due ragazzi che volevano partecipare, ma era già il 7-8 dicembre, non mi sembrava giusto nei confronti dei concorrenti, però li ho invitati perché veramente con piacere, li ho invitati con piacere ad esibirsi qua con noi oggi. Infatti loro si esibiranno, ma saranno fuori concorso. Vergogna, mio signore, che vergogna! Un soldato è così pieno di paura. Però, chi avrebbe mai immaginato che il vecchio avesse in corpo tanto sangue? Quel che è fatto, è fatto. Non ci si può dire che uno è stato più bravo dell'altro, quello è stato più emozionante. E continuo a dire che io mi sento fortunata oggi perché ero qui e in tempo reale ho potuto vivere questa grandissima emozione. Questo è quello che io dico. Io colgo il suggerimento di Cristiana in questo momento, che dice che è solo l'inizio. È importante in questo momento di grande consumismo anche regalare emozioni, che sembra una cosa scontata, regalare un sorriso, regalare le emozioni che abbiamo vissuto oggi, è stato un momento veramente straordinario. Faccio i complimenti a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi che ci hanno dato tutto loro stessi, secondo me, veramente su questo palco oggi. È stato bello anche vederli emozionati, vederli con la paura di sbagliare, perché significa che per loro era un passo importante. Sappiate che sta rientrando la giuria in sala. Immagino il loro, veramente il loro travaglio per decidere chi sarà il vincitore, la vincitrice. Faccio i complimenti ai coach, veramente siete stati fantastici. Venite su, a fare giuria. Un applauso grande a Roberto Manca, perché se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. È stata una grande emozione organizzare questo talent, ce l'abbiamo fatta. Grazie professoressa. Inizio a ringraziarvi e a salutarvi ancora. Nicola Virdis, Sharon Podesva, Fabrizio Sanna, Simona Cillo, Laura Calvia, Silvia Pilia, Luca Lanza, Lori Warner, la presidente di giuria, Francesca Arca. Voglio dare complimenti a tutti quanti. Magari se eravamo già da piccoli più abituati a fare queste cose, ci sarà ancora più talento qui a Sassari. E quindi vi ringrazio tutti che avete sostenuto il vostro amico qua sopra con applausi, urla, foto. Quindi bravi, grazie. I coach, venite qua, dai, mi avete accompagnato in questa avventura. Uno da una parte, uno dall'altra. Sesto posto, abbiamo un pari punteggio, ok? E sono ragazze. Seste classificate, Aurora Sanna e Ilaria Olivieri. Quinto classificato di Students Got Talent, prima edizione, Giacomo Serra. Al quarto posto arriva il teatro, Vera Pischedda. Che senso aveva vivere in questo modo? La risposta la sapete già. E proseguiamo col terzo. Loro sono due e sono Chiara e Marta Daga. Desiderarti tanto. La seconda classificata è Federica Pazzi. Che ci
vince Students Got Talent 2016, prima edizione, Angelo De Serra. Lo vogliamo premiare Angelo con la medaglia? Ringrazio tutti, ringrazio tutti i concorrenti, ragazzi, mi raccomando, l'anno prossimo, la seconda edizione. E ringrazio voi, tutto il pubblico che ha assistito oggi. Grazie mille, ci rivediamo prossimamente. Grazie.